Hai appena aperto un tuo canale YouTube e creato dei contenuti che ti appassionano. Dopo aver trovato un bel nome per il tuo canale e una fantastica anteprima, inizia a caricare video, ma stranamente ricevi poche visualizzazioni. YouTube non distribuisce i tuoi contenuti a chiunque. Si concentra sugli spettatori piuttosto che sui video. YouTube ha già guadagnato oltre 1 miliardo di ore di video al giorno, il che significa che vengono caricate centinaia di ore di video ogni minuto. Con oltre 2 miliardi di persone che guardano YouTube, non c'è da meravigliarsi se il suo algoritmo è una super macchina. Si concentra sulla ricerca del video giusto per ogni singolo spettatore e fa sì che questi tenga gli occhi incollati allo schermo. Quando crei dei contenuti, è bene concentrarsi sul rendere felici gli spettatori piuttosto che sperare che l'algoritmo ti dia più visualizzazioni. YouTube studia la scelta personale dello spettatore quando sceglie un video da guardare. Il successo dipende dalla popolarità e se fa tendenza. Dopo che si sarà fatto un'idea dello spettatore, inizierà a suggerirgli altri video che potrebbero interessargli. Ciò non significa che il tuo canale debba ruotare attorno all'algoritmo, ma è bene capirlo, poiché svolge un ruolo cruciale. L'algoritmo funziona nel dietro le quinte, quando apri la homepage di YouTube e vedi i video selezionati che potresti voler guardare. Raccolgono dati, controllano i titoli, le anteprime, le descrizioni, il rapporto tra mi piace e non mi piace, commenti e tempo di visualizzazione. Se degli spettatori guardano il tuo video, l'algoritmo lo traduce in «Ok, è interessante, lo condividerò con gli altri». È meglio iniziare a trovare un buon titolo su cui le persone vorranno cliccare. Evita certe parole a chiappaclick e sii creativo. Prenditi anche del tempo per creare delle anteprime accattivanti che valgano il click. Le anteprime sono i moderni cartelloni pubblicitari dei film. Non guarderesti un film con un cartellone insignificante che non attira la tua attenzione. Il video apparirà sulle homepage di altri spettatori che hanno simili interessi. YouTube prende di mira anche la cronologia delle visualizzazioni che si riflette sugli interessi di determinati argomenti o un particolare canale. Ovviamente, quando una persona inizia a guardare meno un certo canale, come uno che parla di cucina e inizia a guardare cose sui film, la homepage mostrerà più contenuti relativi ai film e pochissimi sulla cucina. Quindi è importante avere buoni contenuti che si distinguano tra i miliardi di video disponibili. Anche i video suggeriti fanno parte dell'algoritmo, ma funziona in modo diverso. Ormai YouTube ti ha già capito, quindi l'algoritmo ti mostrerà video che vengono spesso visualizzati insieme, argomenti correlati e video che lo spettatore ha guardato in passato. A livello tecnico, suggerisce video che funzionano bene e hanno molti mi piace e visualizzazioni. Un buon modo per far guardare altri video è indirizzare le persone ad altri video simili. E se hai dei video che funzionano, allora puoi attirare ancora più spettatori. È importante creare molti video prima di avviare un canale in modo da poter avere un elenco enorme da guardare. Pensalo un po' come andare in un ristorante e vederlo vuoto. Le nostre menti ci direbbero che il locale non è granché e perciò vuoto. Applicheranno lo stesso ragionamento con il tuo canale. Anche la creazione di video di follow-up, come sequel o prequel, è un buon modo per coinvolgere il pubblico. Ma assicurati di farlo in tempo, altrimenti l'interesse si sposterà da qualche altra parte. È utile anche avere un finale inatteso, in modo che le persone guardino fino alla fine e possano vedere i video suggeriti che compaiono in conclusione. Puoi usare una playlist, dei link, delle schede e così via. Quando si cerca un video nella barra di ricerca, non vengono necessariamente mostrati i video più visti, ma i titoli, le descrizioni e i video che corrispondono alla ricerca stessa. Vengono visti di più i video con più visualizzazioni e commenti. Quindi, se vuoi che il tuo video si distingua, devi dargli un titolo e una descrizione pertinenti. Puoi utilizzare Google Trends per vedere cosa cercano le persone. Non utilizzare acchiappaclick, perché ciò farà sì che gli spettatori smettano di guardare dopo pochi secondi e avrai dei commenti orribili e tantissimi non mi piace. L'algoritmo rileverà che questo video non va bene e lo getterà nel dimenticatoio insieme agli altri video che stanno lì a prendere polvere. Se vuoi sapere come va il tuo canale, puoi controllare le analisi per comprendere meglio i dati e conoscere il tuo pubblico e le loro abitudini.
è utile stare al passo con le tendenze e utilizzare i filtri per organizzare i tuoi video. Con la modalità avanzata puoi sapere con quali video il tuo pubblico ha interagito di più e quali video funzionano meglio. Puoi anche vedere l'ora del giorno in cui è meglio caricare un video e se hai dei nuovi fan o se sono sempre gli stessi. Facendo così puoi iniziare a monetizzare il tuo canale, il che essenzialmente significa guadagnarci. Ma prima di pensare a tutto questo, devi ancora rivedere i tuoi contenuti e capire chi è il tuo pubblico. Riesamini i tuoi video ancora una volta e ti rendi conto che il tuo video è, nella migliore delle ipotesi, mediocre. Il nome del canale è piuttosto scadente e l'anteprima è a chiappa click. Ricominci da zero e crei dei nuovi video facendo dei miglioramenti. Dopo un po', alcuni tuoi video ottengono più visualizzazioni e mi piace. Raggiungi i tuoi primi 10.000 iscritti, ma dopo un po' ti rendi conto che il tuo canale è diventato obsoleto. Gli ultimi video che hai caricato erano simili ai precedenti e continui a ripetere le stesse battute. È qui che inizia il vero lavoro. Dopo aver mantenuto il tuo canale per molti mesi, decidi che è ora di rinnovare alcuni contenuti. Cerchi nella modalità avanzata e vedi alcuni fan fedeli. Molto probabilmente non ti lasceranno mai, ma la maggior parte degli altri fan fa click troppo velocemente su disiscriviti. Puoi iniziare a fare qualcosa di nuovo, come collaborare con altri YouTuber che producono contenuti simili. Non importa se lo YouTuber ha più o meno iscritti di te. Ciò che conta è che unirete le forze per creare un contenuto unico che sarà memorabile e divertente. Attirerà più spettatori di diversi gruppi verso il tuo canale. Dopo questa collaborazione, capisci perché i tuoi contenuti non hanno preso piede. Inizia a fare alcune modifiche con l'editing, l'animazione, la musica, le anteprime e coinvolgi anche alcuni famosi YouTuber della tua città. Scopri che il numero di iscritti è salito e il canale è più popolare. Altri YouTuber ora ti chiedono di collaborare e hai persino qualche sponsor. Hai deciso di fare una piccola vacanza di una settimana, ma poi rimani fuori per un mese. Torni per vedere come va col tuo canale YouTube e ti rendi conto che ci sono meno iscritti. Devi caricare in modo continuativo per mantenere il tuo pubblico, ma sistemi subito la cosa. Ora hai 300.000 iscritti e vivi alla grande. Ma solo perché stai andando bene non significa che ti puoi adagiare. Devi comunque rinnovare i tuoi contenuti e mantenere le cose interessanti. Ci sono altre cose che puoi fare ora che hai un vasto pubblico. Per esempio delle live. YouTube Live è un ottimo modo per entrare in contatto con i fan. Puoi annunciarlo sul tuo canale in anticipo. La cosa bella è che puoi farlo dal tuo telefonino o dalla tua webcam a casa. Inoltre, prendi in considerazione gli short di YouTube per altri contenuti facili e veloci per tenerti al passo. Potresti avviare un secondo canale in cui puoi creare contenuti che riguardano qualcos'altro che ti interessa, senza preoccuparti del suo successo. Potrebbe essere più passivo, ma divertente o informativo. E non deve essere correlato al tuo canale principale, può essere qualcosa di completamente diverso. Quando sarai diventato una celebrità su YouTube, potrai collegare tutti i tuoi account social e farli diventare virali. In questo modo puoi ampliare il tuo pubblico, perché potranno vedere i tuoi contenuti su diverse piattaforme. Magari la tua pagina Instagram è più personale e mostra uno spaccato della tua vita privata. Una volta raggiunto un numero elevato di iscritti, puoi iniziare a creare dei prodotti originali e promuoverli sulle tue pagine. Non devi fare una pubblicità troppo aggressiva, ma è bello mostrare ciò che hai e persino collaborare con altre aziende che ti aiuteranno a creare i tuoi prodotti. Chissà, potrebbe rivelarsi una cosa proficua e potresti creare un impero. La cosa più importante è conoscere il tuo pubblico e divertirti allo stesso tempo.